La scuola italiana sta vivendo un momento complesso e faticoso. Nel giro di un anno sono piovute sulla nostra scuola una serie di bandi, progettualità, pensiamo al piano scuola 4.0, al decreto per la riduzione dei divari, pensiamo alle linee guida per l'orientamento scolastico, fino ad arrivare agli attuali DM65 e DM66. Il rischio che corriamo è quello di non riuscire a portare a sistema tutta l'innovazione, che poi è tutta quanta concentrata in realtà su uno stesso obiettivo, che è quello di innovare il nucleo pedagogico della scuola, di innovare il processo di insegnamento-apprendimento. Leggere tutte queste innovazioni insieme in un'ottica di sistema è fondamentale. Abbiamo avuto tantissimi investimenti dall'Unione Europea, dal Ministero, e possiamo veramente riuscire ad ottimizzare queste risorse accompagnando in modo intelligente tutto quanto il processo. Quindi in questo caso accompagnare i nostri studenti con il decreto ministeriale 55 e i nostri docenti con una formazione equilibrata e intelligente per la transizione digitale. E da questo punto di vista, come DEA Formazione, noi ci siamo sempre impegnati a garantire un'offerta formativa il più possibile ampia e variegata. E non dobbiamo pensare che formare i docenti per la transizione digitale significhi semplicemente dar loro una formazione tecnica, tecnologica, ma veramente bisogna pensare alle metodologie, bisogna pensare alla valutazione, bisogna pensare al curriculum.